Nuovo appuntamento con Cronache e Commenti. Questa puntata è monotematica dedicata alla seduta solenne del Consiglio regionale per il Giorno della Memoria. Sentiamo gli interventi dei consiglieri. Devo dire che la Giornata della Memoria sta sempre più rappresentando un momento di diffusione, promozione di quello che è una cultura della memoria indispensabile, perché quello che è accaduto negli anni 45 e quelli che precedettero la fine della Seconda Guerra Mondiale non debba più accadere. 47 milioni di morti, 6 milioni e mezzo sterminati, ebrei, omosessuali, sinti, dissenzienti politici. La cultura del totalitarismo portò a una malvagità che mai abbiamo avuto nella civiltà umana. E il vaccinare, il rendere immuni i nostri giovani da quei valori, quei disvalori, è un elemento essenziale nel ruolo, nella promozione dei valori che invece costituiscono l'elemento poggiante della nostra Costituzione, del nostro vivere civile verso i nostri giovani. Penso che questo giorno vada ricordato non solo per quello che è stato, ma anche attualizzandolo a quello che è e che sta accadendo anche in questi giorni. Quello che accade in Bosnia è sotto gli occhi di tutti, campi profughi che sono dei veri e propri lager, quei piedi che escono dalla neve, le persone che non ce la fanno. Io penso che quello che è accaduto, come diceva Primo Levi, può accadere ancora, e la memoria è seminare il germe della memoria, vuol dire far fiorire, far germogliare fiori nuovi, fiori di speranza. Io lancio solo un messaggio alle ragazze e ai ragazzi toscani: non siate mai indifferenti, perché quello che è accaduto può accadere di nuovo. Non voltatevi mai dall'altra parte quando ci sono soprusi, quando ci sono cose che non funzionano. Mantenete sempre alto l'ideale che ha fatto di questa terra, della Toscana, il luogo in cui davvero si è combattuto contro le tragedie e le barbarie di quel periodo. Il nostro simbolo, che è il nostro Pegaso, nasce dall'esperienza del Comitato di Liberazione Nazionale, e il nostro Pegaso è esattamente il motivo per cui oggi noi ricordiamo questa giornata. Piedi ben saldi nella nostra storia, nei nostri valori, nelle nostre tradizioni, ma le ali che guardano al futuro per fare in modo che quello che è accaduto non accada mai più. È importante, nonostante il Covid, non fermarsi mai, di dimenticare quello che è stato un crimine contro l'umanità. Il 27 gennaio è una data importante. Io ho avuto modo di dire che abbiamo il dovere della memoria. Ognuno di noi è chiamato a fermarsi, anche soltanto fosse un minuto, fosse soltanto una seduta. In questa giornata dobbiamo avere il dovere di fermarsi, di percorrere quello che è successo per non dimenticare, e l'invito è che questo possa essere fatto in maniera diffusa, perché deve essere una luce all'interno delle coscienze di tutti i cittadini, in particolar modo dei toscani e soprattutto dei giovani, e questo lo stiamo facendo con questo consiglio, cercando di ricordare quello che è avvenuto, non dimenticando quanto è successo e soprattutto portando memoria a tantissime vittime innocenti. Abbiamo il dovere di salvaguardare e di nutrire una memoria, la memoria di un fatto tragico, forse il più tragico che ha colpito l'umanità, la Shoah, il male assoluto. C'è la dimostrazione di come l'uomo è stato in maniera malvagia capace di mettere la sua intelligenza al servizio della distruzione di altri uomini. E credo che siano fatti che debbano essere ricordati, che devono essere conosciuti, che devono essere tramandati nei confronti dei giovani, perché non debbano accadere mai più. Ascoltare le testimonianze di chi ha vissuto ed è scampato a quegli avvenimenti, i pochi che sono tornati da un campo di concentramento, come la senatrice Liliana Segre, che ha raccontato e racconta nelle sue testimonianze di come le persone entrate lì dentro sono private della dignità prima ancora che della vita, diventano un numero, dimenticano il loro nome. E credo che la Toscana fa bene, è sempre stata molto attiva nel custodire questa memoria,
nel farla vivere e nel tramandarla. Quest'anno, causa Covid, non è stato possibile organizzare il treno della memoria, che porta tanti giovani studenti a visitare i campi di concentramento. È un'esperienza indimenticabile. Io l'ho fatta qualche anno fa con tanti giovani e accompagnandoli. È un'esperienza che andrebbe veramente fatta vivere a tanti giovani, perché è sicuramente un'esperienza che rappresenta anche un monito per essere attivi e lavorare perché queste cose in futuro non si ripetano. Il tempo inevitabilmente ci sta sottraendo i testimoni di quella memoria terribile che ha macchiato l'Europa e direi il mondo intero per quello che è successo. E quindi noi adesso abbiamo l'onere e l'onore di portare quella testimonianza, che è innanzitutto memoria, ma non memoria fine a se stessa. Memoria che deve essere poi rielaborata anche nel nostro quotidiano, perché ci insegna a riconoscere quei segnali che ci fanno capire che quel tempo può ritornare, perché nessuna libertà, nessun diritto si può dire acquisito per sempre. Ecco cosa ci insegnano questi giorni, ecco cosa ci insegnano i testimoni. Soprattutto riportarlo nella modernità di oggi, quando i social, i media, la comunicazione è potentissima e sappiamo bene la comunicazione quanto ha significato nel spargere l'ideologia che sino chiamiamo nazista, ma che, come ci hanno ricordato oggi il professor Gozzini e Ugo Caffaz, ha macchiato inesorabilmente anche la storia italiana di quei decenni. L'importanza è quella di fare in modo che le pagine di storia, anche quelle più buie, non vengano dimenticate. Con anche le pagine più buie si faccia sempre un confronto. Ci sia, noi siamo forse le ultime generazioni che hanno la fortuna di poter ascoltare chi quelle pagine, le pagine buie del Novecento, le ha vissute in prima persona. Chi verrà dopo di noi non avrà più la testimonianza diretta di chi ha vissuto quelle immani tragedie, e quindi starà a noi dopo fare da testimoni, fare da collante tra quello che oggi ascoltiamo, abbiamo ascoltato in passato, da chi ha vissuto sulla propria pelle quelle tragedie, e chi invece, i più giovani, i bambini, coloro che un domani rappresenteranno il futuro della nostra nazione, dovranno ascoltare da noi che siamo i testimoni. Quindi su di noi pende una responsabilità importantissima, e quindi è doveroso ricordare quelle pagine di storia. Ben venga il Consiglio Solenne, ci mancherebbe altro, la Toscana non lo facesse. La seduta è stata arricchita dagli interventi dello storico Giovanni Gozzini e del consulente per le politiche della memoria della Regione Toscana Ugo Caffaz. Entrambi a fine cerimonia hanno ricevuto il Pegaso da parte del presidente Antonio Mazzeo a nome di tutti i consiglieri. Nel corso del suo intervento, il professor Gozzini ha inteso spiegare, raccontando episodi recentemente scoperti, come anche sotto regimi totalitari ci possa sempre essere una via d'uscita. È una storia che abbiamo saputo da poco, relativamente poco, perché sono 1600 ebrei nascosti da altrettante famiglie tedesche nel cuore del Terzo Reich, cioè dentro la città di Berlino. Loro si chiamavano U-Boat, scherzosamente, gli U-Boat erano i sommergibili della Marina Militare tedesca, indicava il loro stare nascosti, sommersi, per non essere catturati. Sono la minima parte della comunità ebraica di Berlino, era 160.000 persone, quindi lo 0,1%, però ci dimostra una cosa, è fondamentale trasmettere ai ragazzi, e cioè che anche sotto il regime totalitario più sanguinario e oppressivo, anche nel cuore stesso di quel regime, cioè nella sua città capitale, a poche centinaia di metri dalla cancelleria del Führer di Hitler, era possibile comportarsi in maniera diversa. Si può sempre scegliere di non arrendersi al regime. Sono regimi molto nazionalisti, però al tempo stesso si arrogano il potere e il diritto di dire chi fa parte della nazione, e il loro scopo è quello di dividere su criteri politici, su criteri razziali, su criteri di classe, su criteri religiosi, chi può farne parte e chi no. Questa è la natura vera del regime totalitario, e questo è possibile soltanto nella acquiescenza della parte di popolazione favorita. Infine, il messaggio alle nuove generazioni. Insegnare ai ragazzi a pensare con la loro testa. La lettera che manda al figlio, il comandante del campo di Auschwitz, la notte prima di essere giustiziato, dice: l'errore più grande che ho fatto nella mia vita è stato di credere ciecamente a tutto quello che mi veniva ordinato dall'alto.
se lo dice lui, possiamo dirlo ai nostri ragazzi. Cioè, per noi educatori è un'arma a doppio taglio, no? Perché gli dobbiamo insegnare anche a non avere fiducia preconcetta nei nostri confronti, ma sempre a pensare con la loro testa e quindi a criticare quello che noi diciamo. Se una scuola riesce a far questo, lo diceva già Don Milani, è una scuola brava. Quest'anno abbiamo fatto un mix, va bene, fra Treno e Mandela, cioè che è stata un'esperienza anche importante, interessante, però aspettare 2 anni ancora per fare il treno, francamente, mi dispiacerebbe. Ci tengo a dire che non facciamo solo il treno, se no mi viene anche in mente qualche battuta. Però ecco, al centro c'è questa esperienza e quindi io spero, costa, non è che non costi, però insomma, sono convinto che sarebbe molto opportuno farlo, sempre Covid permettendo ovviamente, però sarebbe una buona notizia, vuol dire che Covid è finito o perlomeno non è più un pericolo. La giornata ha visto anche la consegna di una targa a Basilio Pompei, il 103enne di Pontassieve, ex partigiano, recentemente finito nel mirino degli haters dei social dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid-19. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana ha deciso di assegnargli il riconoscimento per il suo esempio di vita e l'impegno sempre profuso in difesa delle libertà, in occasione proprio della Giornata della Memoria. Dal mio punto di vista, la Giornata della Memoria acquista valenza se quella memoria la concretizziamo e gli diamo un valore di attualità. Questo è il punto da cui partire, perché anche se mi sono informato della vita di Basilio, e Basilio, pur lontano dall'impegno politico, in tutta la sua vita ha portato la sua testimonianza alle scuole. Questo è importante, un collegamento. Così come si può definire nazismo, una nuova forma di nazismo, distinguere chi può fare o meno il vaccino rispetto all'età. Questo è nazismo che va combattuto e la Regione Toscana deve dare dei segnali. Ringrazio tutto l'ufficio di presidenza, il presidente, ma tutti, per aver accolto questa mia proposta. Per me è una giornata speciale proprio perché siamo riusciti a dare tutti insieme un bel segnale verso i toscani. È stato il figlio Giuliano a ritirare il riconoscimento. Ci sono stati tutti questi contestazioni sui social perché lui era una persona non anziana ma vecchia, perché a 103 anni finiti si può definire una persona vecchia, e ho risentito lui e gli ho detto: babbo, ma c'è stato delle contestazioni perché insomma comincia a avere un po' l'età in avanti, la carta d'identità è alta, cosa dici? Dice: lo sai Giuliano cosa devi dire a chi te lo chiede? Dico: ma dimmelo babbo, digli che la mamma dei cretini è sempre incinta. E io questo lo riferisco perché è il solito pensiero che ho io. Poi niente, stamattina ci siamo risentiti e praticamente dopo aver chiacchierato del più e del meno gli ho chiesto come stava. Mi ha detto che ieri, poi me l'ha confermato il direttore della Villa San Biagio, dove ora è l'RSA, che ieri ha ricevuto la seconda dose, il richiamo del vaccino, che sta bene e niente. Io pure non vedo l'ora di essere vaccinato per poterlo riabbracciare. Poi gli ho chiesto anche: io cosa devo dire perché ti è stata conferita una targa, vuoi dire qualcosa? E lui mi ha detto: guarda, ringrazia tutti e poi di anche che io accetto questa targa a nome dei 150, nella baracca sua, dei 650.000 deportati dopo che l'8 settembre non avevano aderito avevano detto no alla Repubblica Sociale. Praticamente ha detto: guarda, anche a nome dei 150 che erano in baracca con me, io ringrazio anche al posto loro. E con questo è tutto, era la nostra ultima intervista. Cronache e Commenti torna la prossima settimana.